mentre che siamo qui e mentre che si parla di europee, vi voglio presentare uno dei candidati. I candidati per la circoscrizione Sicilia e Sardegna sono 8, noi li abbiamo votati sul web. Lui è Ignazio Corrao, è di Alcamo. Oggi ci è venuto a trovare, è uno degli 8 che sono candidati, sono 6 siciliani e 2 sardi. Vai Ignazio. Buonasera a tutti. Naturalmente cominciare parlando dopo Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri non sarebbe facile per nessuno, ancora di più per me, perché io sto incominciando oggi. E comincio da Caltanissetta, perché dalla provincia di Caltanissetta qui San Cataldo, perché la provincia di Caltanissetta è stata probabilmente la provincia dove è nato il movimento, dove si è sviluppato il movimento, ed è veramente un posto emblematico per noi. Insomma, mi presento, io sono Ignazio Corrao, ho 30 anni, sono laureato in giurisprudenza. Probabilmente ho studiato giurisprudenza non perché mi piacesse il diritto dal punto di vista tecnico, ma ero molto mosso dalla tutela dei diritti, quindi sono un candidato sono un candidato per la circoscrizione Isole, quindi Sardegna e Sicilia, del Movimento 5 Stelle, e qualora fossi eletto mi batterò per la tutela dei diritti dei cittadini italiani, siciliani, dei diritti degli ultimi. Allora, loro parlavano prima di agroalimentare, di arance. Io, quando ho saputo di essere stato scelto alla rete tra i candidati, mi è venuta in mente un'idea, una storia, un aneddoto. A me piace molto viaggiare, ho viaggiato tanto, mi sento molto un viaggiatore. E qualche anno fa mi trovo in Marocco, che si aggancia proprio alla storia che raccontavano loro, e c'era una distesa enorme di agrumi, di arance, ma veramente enorme, cioè eravamo sul mezzo Atlante e si vedeva proprio una pianura infinita di agrumeti, e parlavo con degli abitanti lì del luogo e chiedevo: ma immagino che voi qui comunque state bene, lavorate tutti con queste arance, con questi limoni, e loro invece mi dicevano che questi agrumeti erano tutti di proprietà di multinazionali francesi, perché il Marocco comunque è parecchio sotto il controllo francese. E mi dicevano, loro lì morivano di fame, non arrivavano a fine mese, molti emigravano verso l'Unione Europea, dove credevano di trovare l'Eldorado, invece alla fine si trovavano sempre a girovagare perché non trovavano niente di concreto. E quindi questo che meccanismo è? Cioè, noi quando parliamo di Europa dobbiamo pensare, ma che meccanismo è l'Europa? Cioè, noi che abbiamo le arance in Sicilia andiamo a fare accordi, cioè non è che facciamo noi gli accordi, cioè noi ratifichiamo accordi a cui non partecipiamo, con cui facciamo vendere le arance marocchine che sono dei francesi, cioè che ragionamento è questo, lo chiedo. Ora parliamo di Europa. Allora, l'Europa era stata ideata alla fine della seconda guerra mondiale, dopo un conflitto che aveva, e probabilmente le persone che hanno qualche anno in più se lo ricordano, siamo usciti dalla seconda guerra mondiale un po' tutti in mezzo alle macerie, e quindi si pensava di creare questa comunità tra stati proprio per evitare che ci potesse essere un conflitto successivo e per darsi una mano a vicenda. L'ha detto Giancarlo prima, l'Europa era ideata come una comunità, e se voi andate a leggere il manifesto di Ventotene, che era stato sottoscritto da alcuni intellettuali, tra cui Altiero Spinelli, che è uno dei padri fondatori dell'idea di Europa Unita come Stato federale, un po' si pensava agli Stati Uniti d'Europa. Quello che invece si è realizzato, quello che l'Europa in cui viviamo oggi, è esattamente il contrario, perché alla fine si è dato solamente spazio ad un'Europa di banche, mercati, è un'Europa di speculazioni finanziarie e soprattutto un'Europa di lobbies, che è esattamente il contrario di quello che si voleva. Quindi noi alle volte veniamo additati un po' come una forza antieuropeista, invece secondo me noi non siamo assolutamente una forza antieuropeista. Noi siamo la forza più europeista di Europa, perché noi vediamo l'Europa come un'Europa dei popoli, un'Europa in cui il più forte deve aiutare il più debole e non il più forte deve massacrare il più debole come la Grecia e ridurlo all'osso. Perché ancora noi qua in Italia non lo stiamo vivendo come lo vivono, per esempio, in Grecia. Cioè, in Grecia al semaforo ci stanno le persone, ci stanno i padri di famiglia per cercare di recuperare i 10 centesimi, ma se noi continuiamo su questa strada, tra un po' ci ritroviamo pure noi nella stessa identica condizione. Quindi, signori, perché diventa importantissimo il nostro ingresso al Parlamento Europeo? Perché noi daremo un messaggio di speranza per un'Europa diversa, completamente diversa a quella in cui viviamo oggi.
porteremo quello che abbiamo portato in Parlamento regionale, in Parlamento nazionale, ossia l'entusiasmo, l'interesse. Quanti di voi conoscevano che cos'era una mozione, un atto di indirizzo, un disegno di legge? Cioè, oggi come oggi, grazie all'ingresso del Movimento 5 Stelle al Parlamento nazionale e regionale, cioè, la gente si manda i messaggi sui social network con hanno approvato questo, hanno votato quest'altro, ma fino a 2 anni fa chi lo faceva? Non lo faceva nessuno, quindi abbiamo fatto questa cosa meravigliosa di riportare la politica al centro dell'interesse soprattutto dei giovani, cioè quindi la trasparenza. Quanti di voi conoscono come funziona il Parlamento europeo? Come funziona la Commissione? Come funziona il Consiglio? Cioè sono cose che sono completamente ignorate dagli italiani e questo è un errore nostro, perché noi stiamo subendo le decisioni che poi influiscono sulla nostra vita quotidiana senza sapere neanche chi le fa. Dicevano prima loro che spesso e volentieri i nostri parlamentari sono assenti, i nostri rappresentanti istituzionali hanno il polso debole. Il motivo è semplice, perché in Europa le lobby sono istituzionalizzate e le lobby decidono la politica internazionale, cioè la politica comunitaria è tutta incentrata sul volere delle multinazionali. Il Movimento 5 Stelle lì riuscirà a portare un concetto diverso, la lobby dei cittadini. Cioè l'unico vero centro di potere che entrerà con noi sarà il centro potere dei cittadini. E perché sarà così rivoluzionaria questo nostro ingresso al Parlamento europeo? Perché per la prima volta, anche per gli altri paesi che disconoscono comunque l'idea di un movimento svincolato dalle logiche di potere, pensate che il PPE o il Partito Socialista Europeo, che sono i due più grossi partiti presenti al Parlamento Europeo, sono completamente veicolati dalle più grosse multinazionali che sono iscritte e registrate. Noi andremo lì e creeremo un meccanismo del tutto nuovo e soprattutto informeremo i cittadini italiani. Cioè, pensate che il più alto rappresentante nostro a Bruxelles si chiama Antonio Tajani. Voi sapete cosa ha fatto Antonio Tajani? Allora, Antonio Tajani è il vicepresidente della Commissione europea, cioè è il numero 2 di Barroso ed è il commissario per l'imprenditoria e l'industria. Cioè ha un potere enorme. Qualcuno, anche qualche simpatizzante di altro partito, può raccontarmi che cosa ci ha fatto Tajani per l'Italia, cosa ci ha portato di buono? Il silenzio è proprio dovuto al fatto che non ha fatto niente. Cioè, e insomma, e questo è indicativo pensare che il più alto rappresentante nostro non lo conosciamo, non sappiamo neanche cosa ha fatto. Cioè, noi abbiamo mandato lì gente che doveva prendere la buona uscita da Mediaset, o abbiamo mandato politici in pensione, gente che si disinteressa totalmente della nostra economia, perché quando poi tu vai a favorire i grandi pescherecci per ammazzare i piccoli pescatori, favorisci la grande produzione internazionale dell'agroalimentare andando ad uccidere il piccolo produttore o il piccolo commercio, cioè in questo modo tu distruggi un'economia e distruggi una qualsiasi speranza di lavoro. Noi riporteremo questi concetti al centro della nostra battaglia politica e soprattutto noi non ci porremo come un movimento contro la globalizzazione, ma ci porremo a favore della globalizzazione dei diritti. Questo. Per cui avrete il 25 maggio, assieme alle elezioni amministrative qui a San Cataldo, che vi daranno la possibilità di avere un'amministrazione del tutto nuova e del tutto diversa rispetto a quelle che avete avuto finora, la possibilità di andare a votare per la prima volta per le elezioni europee in maniera consapevole, cioè con la possibilità di vedere una politica comunitaria che per la prima volta vi può interessare ed entusiasmare. Questo è quello che noi ci proponiamo di fare, quello che vogliamo. È arrivata peraltro una mia collega candidata, Simona Suriano, a cui passo il microfono.